era solo per te. No, no, ti dico io. Ma da quanto tempo esiste la tavoletta? Queste biciclette con le tavolette per trasportare i cartelli. All'inizio Paolo Sarpi, la via dove ci sono parecchi commercianti cinesi, e in questo angolo qui in particolare dovrebbe essere installato uno dei due portali in occasione delle scuole, a caratterizzare questo quartiere come un quartiere cinese, come la Chinatown di Milano. E su questo, tra i residenti e i commercianti c'è una certa divergenza di idee e di opinioni. Hai visto questo qua è come Vuitton. Sì. Arrivederci. Il regolamento di edilizia urbana vieta l'apertura di nuovi ingrossi. Anche il subentro di ingrosso su ingrosso. Adesso facciamo vedere un paio di negozietti, tra cui anche uno che mi piacerebbe tu lo riprendessi, che è questo qui, Paris Moda, no, Partenza. Ieri c'è stato un blitz a Legnano dove hanno preso dei cinesi che avevano tutti i marchi contraffatti. Questo vende Lokitti. E qui c'era un altro negozio all'ingrosso, e adesso hanno aperto questo qui delle Lokitti. Lì più avanti c'è un altro negozio che era di cinesi, che vendeva il cashmere fino a un mese fa, che adesso ha aperto un altro negozio. Divisa ci sono essenzialmente esercizi all'ingrosso, questi vino tutti gli esercizi all'ingrosso, e essenzialmente di un'unica tipologia merceologica, che sono poi i vestiti. Più avanti troverà invece le bigiotterie, uno dietro l'altro, bigiotteria, tutta all'ingrosso, sempre in una. Che avrebbe restituito la città ai cittadini, proprio tra virgolette, e però sono stati dei tentativi ai tempi della Moratti di trovare degli spazi alternativi, ma loro con un motivo per l'altro o con l'altro non tergiversano e non accettano. Adesso poi, da quando c'è la Pisapia, non se ne è parlato assolutamente più del trasferimento. Come vive un commerciante storico in questa zona, che era la zona così vagamente alternativa? C'erano le belle motociclette Harley Davidson, c'era la Triumph, c'erano tanti negozi, ci sono molti creativi in questa zona. Lei come vive questa avventura
immobiliare no, commerciale. È un quartiere realmente internazionale, è un quartiere mediamente giovane, c'è un'età media più bassa che in altre zone della città, c'è molta creatività, perché c'è la RAI, Radio DJ, c'è Radio Fischisco vicino, ci sono molte agenzie di comunicazione importanti. La questione è la capacità di creare una vera commistione fra le varie energie del quartiere. Di creare un mix appetibile. Perché altrimenti l'innovazione rimane un termine retorico e basta, no? Se tu sei il comune e non sei in grado di renderti conto che stai facendo una cosa che nasce già vecchia, mi riferisco ai portali cinesi, no? Sei sempre al traino di qualcos'altro, no? Di qualcun Ma perché altro. Dice che è vecchia questa storia dei portali? Non so, lei sembra una cosa nuova, voglio dire, è una trovata che credo che con i primi del Novecento sia già stata attuata in altre 5-6 città metropolitane in giro per il mondo. Come sempre Milano arriva in affanno, no? Rincorrendo qualcos'altro, perdendo l'opportunità di fare qualcosa di realmente proprio. Che cosa ne pensa di questo supposto portone stile Anno del Dragone? Ma è semplice la cosa, al di là di quelle che possono essere le tradizioni italiane e milanesi, dove abbiamo una tantissima storia di quello che sono le porte, perché veniamo dal mondo dei comuni, oggi direi che quando una minoranza vuole imporre qualcosa a una maggioranza, questa è violenza. Perché 8.500 cittadini italiani residenti contro 2.000 è una minoranza che vuole un qualche cosa nei confronti di una maggioranza che non la vuole, di conseguenza è una violenza e la violenza in democrazia non può esistere, solo questo. Cominciare, io trovo che simbolicamente una porta sia un oggetto antico, sia qualcosa di riferibile al Novecento, è qualcosa che simbolicamente divide, non unisce, no? Cioè, i ghetti avevano delle mura, avevano delle porte, eccetera, quindi non mi sembra la scelta più azzeccata dal punto di vista proprio simbolico. Come presidente di Sarpidoc, come giudica l'iniziativa di questo portale di cartapesto oppure ferro battuto, non lo so, insomma, l'Anno del Dragone io lo chiamo, come lo giudica? Ma sostanzialmente negativo. Ma per quali motivi? Estetici, culturali? Ma direi di problemi soprattutto culturali e di concetto, che i portali così come sono stati proposti sono sostanzialmente una chiusura del quartiere, non un'apertura, e una identificazione dell'area come esclusivamente Chinatown, mentre quello che si sta portando avanti è un'esperienza ben diversa di integrazione, di convivenza, di sviluppo, e non ha senso. I portali avevano un senso storico in altre situazioni, sono portati ad esempio quelli di San Francisco piuttosto che di Londra piuttosto che da altre realtà, però bisogna anche collocarli nel momento storico, perché sono stati fatti e qual è il tessuto sociale in cui si sono espresse queste realtà. Il punto è la capacità di far rispettare le regole, perché dove le regole non vengono fatte rispettare, a prescindere dalla propria etnia, c'è la tendenza a uscire dalle regole, per cui la cosa è molto, molto facile da gestire, basta volerlo. Certo, ma quali sono le regole che non vengono rispettate? Beh, allora, tanto per cominciare, credo che sia nel senso comune di qualunque cittadino, cioè di qualunque milanese, che ad esempio i vigili urbani sono fondamentalmente degli esattori delle tasse. A me non capita mai, girando per Milano, men che meno in questo quartiere, vedere un vigile che sta facendo il vigile urbano. Vedo delle persone mettere le multe, taglieggiare in tutti i modi, perché non esiste un interesse dal punto di vista dell'amministrazione a risolvere i problemi del traffico, perché il problema del traffico genera un profitto, genera un ricavo per il comune e di conseguenza non c'è l'interesse a risolverlo. Quindi, tornando a bomba sulla questione, se ad esempio i vigili facessero il mestiere dei vigili, non vedo per quale motivo uno
commerciante all'ingrosso debba sentire il desiderio di violare le regole, no? Sotto il controllo di un'autorità che può multare, può chiudere, può sanzionare. Evidentemente queste misure non vengono prese, no? Perché o questi sono masochisti oppure semplicemente qualcuno glielo fa fare, no? Quindi qua non c'è regolamentazione. Guardi, lei si prende due giorni di ferie, li trascorre qui in queste vie e vedrà quante volte vede i vigili che fanno il loro mestiere. Non fanno mestiere. Rispettare gli orari di carico e scarico. Non fanno rispettare gli orari di carico e scarico. Se ci sono delle regole, a un certo punto questi orari vanno rispettati, invece probabilmente. Perché c'è una. Forse c'è anche pastetta. Allora, che ci sia pastetta, chi lo sa, può essere, può non essere, può esserci anche altrove, questo non lo so. Quello che sicuramente c'è è una FIFA nera. Cioè qui c'è la volontà esplicita di non sollevare problemi, perché altrimenti non si è capaci di gestirlo. Cioè quello che noi troviamo negativo è sostanzialmente un'identificazione monoetnica della zona che non è reale, e la presenza di attività all'ingrosso che sviliscono la proposta, diciamo, al dettaglio, che poi importante sia una proposta di qualità che sia fatta da italiani, cinesi, americani, sudafricani è secondario, cioè l'importante è che ci sia una qualità di proposta commerciale e una pluralità di questa proposta. Ma cosa chiederebbe al probabile prossimo sindaco per quanto riguarda la via Sarpi e la zona limitrofa? Quali sono i provvedimenti che lei vorrebbe che venissero attuati da una nuova giunta e da un nuovo sindaco? Ma diciamo l'obiettivo, cioè innanzitutto avere una programmazione, avere una politica di sviluppo del territorio, continuare o quantomeno riprendere un processo di incentivazione della delocalizzazione delle attività all'ingrosso, che hanno anche dei problemi di logistica, non solo i problemi che dicevamo precedentemente, e sviluppare tutta quelle serie di attività che possono essere sia commerciali ma anche diciamo artigianali, di società di servizi che ci sono nella zona, che possono essere ulteriormente potenziati. C'è una storia, è da 15 anni che noi siamo nati come comitato, prima come associazione dei residenti, dopo, proprio perché abbiamo visto l'arrivo di questo commercio all'ingrosso che ha stravolto completamente tutto il tessuto socio-economico del quartiere. C'era anche una richiesta di un impegno ben preciso dell'amministrazione attuale nei confronti di questo quartiere, con Pisapia, sindaco che è venuto in quartiere a un'assemblea pubblica con 500 persone. E cosa aveva promesso quest'anno? Le parole me le ricordo finali sono: bene, dopo questa assemblea in cui si hanno poste le basi, un treno che inizia a partire adesso avrà altre fermate e un percorso lungo. Restituiremo il quartiere alla città e ai suoi abitanti. Questo è la promessa. Stiamo ancora aspettando da questo punto di vista. Ma bisogna essere realisti se uno vuole risolvere i problemi. Allora la questione qual è, per essere realisti? Che bisogna attuare delle politiche che favoriscano la convivenza. E questo lo fai attraverso la scrittura di regole precise e la verifica che le regole vengano per cui il problema non è che ci sia il grossista, il problema è che il grossista non dia fastidio agli altri. È un condominio, no? È un condominio moltiplicato X, questo qui. Certo, quindi certo, si convive, certo. Allora non è che uno può pensare di catechizzare il mondo e obbligare tutti a fare quello che vuole, però può obbligare le persone a tenersi alle regole. Ecco, ma il suo collega commerciante storico cinese che vende, Alvaro Martini, diceva che qui non ci sono più merci contraffatte, ma sono soltanto merci originali made in Cina. Cosa vuol dire? Ma anche se non fosse questo, io non lo trovo. Io non l'ho capito. Non lo trovo rilevante, nel senso che ci saranno merci contraffatte, merci non contraffatte, cioè è un quartiere commerciale. Ma poi voglio dire, con quelle rare volte che la Guardia di Finanza ha fatto degli accessi, è stato scritto a caratteri cubitali che erano state trovate merci contraffatte, basta leggere i giornali, cioè. Ma comunque non è questo il punto, delle regole. Cioè c'è un regolamento di edilizia urbana, c'è un PGT che vieta l'apertura dei nuovi cross
continuano ad aprirli e nessuno dice niente. Quindi il fatto è questo, cioè, qua. Il comune che, non ha, che continuano ad aprire. Per allacciarmi al suo discorso. Sì. Cioè, tu devi, se fai rispettare le regole, è chiaro che quelli grosso non può. Non può esistere. Perché per me è dal 2012 che non può essere più aperto in grosso e il comune, l'amministrazione non è mai intervenuta su questo, pur sapendo che vengono aperti e avendo avuto le segnalazioni questo da parte è il problema, dell'associazione questo... e dei residenti. No, per riallacciarmi al suo discorso, Alice, ci deve essere delle regole che devono essere rispettate. Se le regole fossero fatte rispettare, qui l'ingrosso non riesce neanche a fare mezzo millimetro. È una zona che se viene attivata, se viene diciamo incentivata, può svilupparsi e diventare una reale ricchezza per Milano. Insomma. Quindi l'ostacolo maggiore è la presenza di questi grossisti. L'ostacolo maggiore è la presenza dei grossisti, che hanno delle necessità e delle logiche che sono diverse dalle dal resto del territorio. Ecco, ma domanda, ma i grossisti sono disposti a trasferirsi, secondo lei? Ma diciamo, il discorso è se uno si trasferisce, se viene, trova utilità a farlo, indubbiamente. E l'utilità a farlo può essere molteplice, può essere, come dicevo prima, sia per la logistica, sia per i servizi. Possono avere utilità a fare in questo senso. Certo, bisogna che ci sia una barra del timone molto salda e molto decisa da questo punto di vista. Quello che può essere un comune rispetto delle regole è anche quello, perché è una delle lamentele che spesse volte vengono fatte, una maggiore diciamo tutela, presenza sul territorio anche in fase preventiva, non solo in fase sanzionatoria. Ho notato che i vigili non sono inesistenti qua. No, i vigili ci sono, nel senso che le pattuglie girano, però girano. L'impressione evidentemente hanno. Il problema è che se i vigili fanno quello che il subalterno fa, quello che viene chiesto sostanzialmente, quindi probabilmente è la catena del comando che probabilmente andrebbe rivisitata. Quindi mi pare di capire che non c'è un timoniere che tiene la barra dritta in questo quartiere. L'impressione è che ci sia un po' di poca attenzione. Perché la questione delle porte ce la stanno vendendo come un gesto, no, per conciliare, per l'integrazione della comunità cinese in questo quartiere che comunque negli anni ha faticato, perché è vero, loro si sono adattati ma non si sono integrati. E la cosa fa ridere, cioè è veramente stupido questo ragionamento, perché loro non sono integrati, perché le regole che ci sono qua, come in tutta la città, loro non le rispettano, sono loro che non vogliono integrarsi, perché le regole sulla viabilità, carico e scarico, ZTL, non le rispettano. Le regole sulla raccolta di rifiuti, sullo smaltimento di rifiuti, non le rispettano. Le regole sulle aperture e chiusure dei negozi giornaliere nei weekend, non le rispettano. Le regole sul lavoro, non le rispettano, lavorano tutti in nero, le persone che lavorano in questi negozi. Le regole sulla fiscalità non le rispettano, perché non fanno scontrini, non fanno ricevute, non fanno niente. Le regole di condominio non le rispettano, perché buttano i rifiuti nei cortili senza fare la differenziata, buttano gli alimenti, i negozi alimentari buttano gli alimenti nei cortili e i condomini sono disperati. Le norme sull'igiene non vengono rispettate, l'alimentari, il macellaio che c'è a metà strada, io lo vedo tutte le sere, pulisce i suoi locali con l'acqua sporca e la segatura buttando i rifiuti in mezzo al marciapiede, come si fa probabilmente in Cina, ma non qua. Quindi le regole ci sono, loro non le rispettano, nessuno, c'è da dire questo, nessuno gliele fa rispettare, perché l'amministrazione ha paura a venire qua a farle rispettare le regole, perché qua le poche volte che sono venute qua a cercare di fare i controlli eccetera, qui la comunità cinese si è ribellata. Ah sì, c'erano le bandiere, no, di quando sono usciti da ogni dove, quando erano venuti i vigili per
per cercare di arginare il carico scarico. Quindi le regole ci sono, loro non le vogliono usare. Quindi voi vedete diciamo l'atto di queste porte non come un atto di pacificazione e integrazione, ma quasi di sopruso. No, è un atto di resa, è un atto di resa. È un atto di resa. Questo è l'ultimo passo che farà di questo quartiere Chinatown. Posso dire una cosa su questo? Ah, interessante. C'è un equivoco culturale abbastanza importante che coinvolge tutta la città. Allora, questa non è una Chinatown. Tecnicamente, allora, chi è stato in una vera Chinatown e sa che cos'è una Chinatown, è un luogo dove esiste una uniformità etnica. Qui invece, stando all'ultimo censimento di Stato, come diceva, l'85% dei residenti sono italiani, mentre i commercianti saranno, credo, l'85% cinesi. È una Chinatown commerciale. Il conflitto deriva esattamente dall'incontro di queste due cose, perché se qui fosse tutto cinese non ci sarebbero problemi. E loro aggirano la ZTL facendo il grosso scarico. Adesso guarda anche lì, guarda lo scarico all'incrocio. Adesso guarda l'ingrosso, guarda, fa ridere perché si è fermato un metro prima della telecamera per fare il carico e scarico. E poi usano le biciclette. Ah, quindi in questo caso lui è prima delle telecamere. Cinese che stanno facendo? Che stanno a fare? Il portale cinese. No, male. Eh?
malissimo. Ma come, si vive qua? Che comande questi cinesi? Perché ormai questo cinese sta là, un'altra nazione fa l'altro, l'altra nazione toglie il crocifisso. E noi che ci rimane a noi, italiani? No, no, lo dovete dire che è sbagliata, queste cose no, sono venute, sì, ma l'Italia deve stare come, non che le stanno a dare tutta la libertà. Lei è molto che abita qua? Sì, io so, 50 anni. È cambiata molto là? Beh, è cambiata, cattivo non sono. Come? Dico, cattivo non sono i cinesi, però non le devono fare tutte le cose che dicono loro con i carrelli, a scaricarla domenica, si mettono al benzinaio e dopo col carrello portano la roba dentro. Non c'è ordine, non c'è una cosa che dice che voi dovete fare così, lo fanno fare tutto quello che vuole. Mi dispiace che la Giunta, e in particolare l'assessore al commercio D'Alfonso, abbia incontrato un rappresentante della comunità cinese senza avvisare il Consiglio Comunale o i consigli circoscrizionali, quindi che sarebbero il Consiglio di Zona 1 e il Consiglio di Zona 8, e sembra che ci sia già un accordo dove verrà posto questo portale con dei dragoni. Noi ci siamo opposti, io in qualità di coordinatore del nuovo centro-destra di Milano e i residenti stessi, che hanno opinioni politiche di tutti i tipi, però si sentono sottomessi e sudditi di una giunta che non rispetta una vera integrazione. Poi nessuno vuole fare una battaglia cinese, però si chiede il rispetto delle regole, che ci sia un commerciante cinese o che sia commerciante italiano, non vale che la legge debba essere rispettata solo dagli italiani. Oltretutto, qua non siamo a San Francisco, non siamo a New York, non si può creare il ghetto, la Chinatown, anche perché l'80% dei residenti è italiano, ci sono solo i commercianti cinesi, quindi mettere un portone significa fare regalare ai cinesi un quartiere invece di integrarli. E questo è il motivo per cui noi ci opporremo, abbiamo chiesto una commissione consiliare che dovrebbe essere convocata fra due settimane, la battaglia è aperta, parlando. L'obiettivo era trovare un'alternativa, avevamo proposto la Chiarella, è stata rifiutata, troviamo insieme ai rappresentanti, insieme al console cinese, una zona data all'ingrosso, perché non si capisce se qua è vietato l'ingrosso per una questione che costruisce il passaggio, i residenti, ci sono i camion che non dovrebbero entrare, scarico ogni ora, e chi vive qua è esasperato e ha tutto il diritto di essere imbufalito. Ecco, ma non ci sono vigili ad esempio, come mai? Ecco, ma anche questo, perché c'è comunque un'assenza, diciamo, di volontà da parte di questa giunta che si definisce, no, quella sempre che noi eravamo i razzisti e quindi bisogna integrare, ma l'integrazione non avviene permettendo a loro di fare i padroni a casa nostra. Bisogna rispettare le leggi italiane, non siamo in Cina. Ma signora, lei cosa ne pensa del portale che vorrebbero fare i cinesi per entrare qua? Ah no, no, lungi da me. Vadano in Cina a farcelo. Come? Totalmente contraria. Perché? Perché è una via italiana questa, non è una via cinese. Io ho girato ben poco nella mia storia, perché però siamo andati anche a Parigi. Chinatown è vero che c'è Chinatown, però c'è un quartiere che solo loro ci abitano, solo loro ci vivono, solo loro. Qua non è un... Non c'entra niente, è una vita italiana. Per carità, conviviamo, vado d'accordissimo con i cinesi, però non vedo la porta cinese proprio. Ma come la vedete? Come la vediamo? È una schifezza. Come devi vederla, è così. È una schifezza. No, dai Carlero. Ma possiamo dire che qui c'è la gente ancora in giro. In giro di Milano non c'è tanta gente così, strade. C'è vita, quello sì, bambini, tanti bambini, loro ne fanno 28. Però è così, cosa fare? Poi ci lamentiamo che compano i negozi, ha comprato la Pirelli. E poi qua, però non è coperto, glielo... Aspetti signore. L'ortolano di Paolo Sarpi, dal 34 l'equipe. Sì signore. Ma cosa ne pensa del portale cinese che vogliono fare? Ma questo pensi che non lo sapevo. Non lo sapevo? Non avevo sentito questa cosa, avevo sentito, però
avevano detto che non l'avevano accettato il comune. Adesso me lo sta dicendo. Ma lei cosa ne pensa di questo portale che vorrebbero fare? Non sarebbe una cosa giusta. Perché? Perché dove fa quel chino? I cinesi. Come? E poi? I cinesi fanno quelle che vogliono. Io ho sentito che era un arco, non è un arco, con due bandiere. Se fosse solo un arco con due bandiere, no, allora... No, voglio mettere due arche, ma io ho sentito... Ho sentito che... Guardi, non lo so, non glielo dico. Non so se va bene o no. Ma lei è l'ultimo negozio storico di Milano che è restato in questa via? Ormai sì. È tutto cinese. Ah.